Siamo a Veneri di Pescia, quello che si vede dietro di noi è la struttura che doveva essere un carcere, in realtà non è mai entrato in funzione, è stato costruito quasi 40 anni fa, pare che ci siano stati soltanto due carcerati, poi è stato subito chiuso, è una sorta di monumento allo spreco in realtà. Chiaramente è un'idea improponibile che noi rispediamo al mittente, lo avevamo detto in campagna elettorale che siamo contrari alla realizzazione del CPR a Veneri, anche perché a un chilometro c'è Collodi, città del bambino, e quindi andrebbe anche un pochino in contrapposizione a quanto. E poi, come vedete, insomma, una struttura fatiscente, una struttura che ha bisogno di altri tipi di interventi importanti, ma soprattutto di un altro tipo di utilizzo anche per la comunità di Veneri e non solo. Insomma, a Pescia mancano punti di aggregazione, mancano punti per i giovani. Io credo che gli sforzi debbano andare lì. Fra altre cose, potrebbe ospitare anche non molte persone, quindi è proprio una struttura fuori luogo per un tipo di CPR che ovviamente noi, ribadisco, siamo assolutamente contrari. Non la vedo una buona cosa, soprattutto per i migranti, venire qua e essere messi, diciamo così, in galera, via, diciamo. Contrario, come mai? Perché ce ne sono già abbastanza. Ma cane, ma neanche per sogno, ce ne già anche troppi che si mantengano, ci hanno rotto. Ma sono rimbecilliti proprio, No, allora la facciano finita, perché si incomincerà da fa tutto. Ce ne troppi qui e li vogliono mettere dentro il coso, sì, vanno a rubare in tutte le case lì. Personalmente sono contrario. Creano problemi? Abbastanza, li creano dappertutto. Sì. Ci sono dei problemi? Sì, anche nella mia via c'è un palazzo, su tutti neri, un casino, un macello. Ogni popò arriva la polizia, carabinieri, perché spacciano, fanno... È la loro indole, che sono, non hanno voglia di lavorare, fanno le vendi al supermercato, a chiedere l'elemosina di qua e di là, e fanno casino e basta. Io ne penso che qualcheduno se ne deve prendere questi centri, quindi è chiaro che se c'è la disponibilità territoriale non vedo il motivo di rifiutare una cosa del genere. D'altra parte è un problema che va risolto. È un po' come la spazzatura, tutti vorrebbero produrre la spazzatura e portarla al comune vicino. Non è così che funziona. Forse andrebbe trovare altre soluzioni. Sì, è vero, aprono questi centri, queste cose, però però i controlli ci vogliono, perché poi diventano come succede su al nord nelle grandi città, e tipo lager, tanto si va verso un mondo multirazziale, quindi aperto a tutto, e ci vogliono le giuste misure. Poveri italiani, il buonismo porta alla disfatta completa dell'umanità.